Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. TG Plus News Treviso, ben ritrovati. Apriamo con la cronaca. Tragedia sfiorata stamane sulla Ponte Bana in zona Susegana. Intorno alle 10 infatti un camion ha perso 3 pesanti tubi di cemento, ciascuno del peso di circa 40 quintali, mentre percorreva la rotonda di Ponte della Priula davanti alla chiesa. Uno dei tubi è caduto colpendo lievemente una Smart che seguiva il camion. Fortunatamente il conducente della Smart è rimasto illeso e ha poi descritto l'accaduto come un vero e proprio miracolo. Gli altri automobilisti presenti sono rimasti sconvolti dall'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'incidente ha causato poi lunghe code nei pressi della rotonda, un punto nevralgico per la viabilità provinciale. Il traffico infatti è andato in tilt, sono state necessarie diverse deviazioni per consentire le operazioni di recupero dei manufatti caduti. Ancora cronaca, intervento dei vigili del fuoco intorno alle 7 per un incidente stradale tra due auto lungo la regionale 53 a Istrana, feriti entrambi gli autisti. Impegnata sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco, che ha estratto i due conducenti, rispettivamente un ragazzo di 21 anni e un cinquantenne, dalle lamiere delle loro auto per affidarli poi alle cure del personale sanitario del 118. I feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale al Cafoncello. Cambiamo argomento, parliamo di attualità e di lavoro, perché verrà intitolata a Giuseppe Corazzin la nuova sede della CISL di Treviso, di Viale della Repubblica, a Villorba, che verrà inaugurata il prossimo 20 giugno alle 10 alla presenza del segretario generale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, il dottor Luigi Sbarra. A un anno dalle celebrazioni, infatti, per il centenario della scomparsa, che avverrà il 18 novembre del 2025, è al sindacalista e giornalista trevigiano originario di Arcate, Giuseppe Corazzin, che la CISL dedica dunque la sua nuova casa, oltre 2000 metri quadrati su 3 piani e un interrato, in un edificio efficiente dal punto di vista energetico, accessibile ai disabili e con ampio parcheggio libero. Un cambio epocale, insomma, per la CISL, che dopo 60 anni, ai primi di aprile di quest'anno, ha lasciato la vecchia sede di via Cacciatori del Sile, trasferendosi nel nuovo immobile, riunendo così sotto un unico tetto tutti i servizi, gli sportelli, i recapiti della federazione di categoria delle associazioni, gli uffici amministrativi, istituzionali e informatici, CAF e patronato INAS. E chiudiamo con una news di carattere regionale, un pacchetto di provvedimenti a tutela dei minori, della famiglia e della genitorialità, è quello che ha appena approvato la giunta regionale, che nelle ultime sedute ha varato ben 4 delibere stanziando contributi a favore del sistema Veneto Adozioni, del sostegno all'affido familiare, dei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti per l'inserimento in comunità di minori. È stato poi inoltre deliberato lo stanziamento complessivo di 31 milioni di euro per i servizi alla prima infanzia, quindi dai 3 ai 36 mesi, e dall'infanzia, cioè dai 3 ai 6 anni, ai quali si aggiungeranno ulteriori 4 milioni di euro per i servizi alla prima infanzia e dall'infanzia, e 1,2 milioni per le spese per gli insegnanti di sostegno nelle medesime unità d'offerta attraverso il progetto di legge di assestamento del bilancio già all'esame attualmente del Consiglio regionale.